No, vabbè, ho perso! Katia! Ma che meraviglia! Ma come sei bella! No, non va bene voi! Come sono contento! Sì, che ma ride. Anche loro! Loro chi? Loro. Vabbè. Vuoi un phon per asciugare? Te l'asciugo. Mi abbasso un attimo per mettere gli occhi. Ecco. Non sta fermo un secondo. Sì. Ma per grazie. Ti tengo grazie. La porta aperta che Frank me l'aveva sbattuta in faccia. Okay. Vabbè. Io devo fare un rutto. Si può? Ho voglia. Però se mi viene, ha bevuto il tè zucchero. Oh! Cassalotto, prezzolo 2. Perché sposti le piante? No, sai che cos'è questa? Aloe finta, volevo fare la battuta che era aloe finta. Parlami un po' di te. Come nasci? Come arrivi fino a io qui? Io nasco da una vagina, come tutti, credo. Con parto naturale, che aveva stai paura. Ferma, zitta. No, te lo faccio piano. No, Io ci sto. Oh! Vai. Calma. Ci sei? Angelo Pintus ha usato la strategia dello sfinimento di coglioni, si può dire. Carina. Lì ero con mio figlio. Sì, ti manca? Un pochino, sì. Molto brava, Katy. Touché. A me piaceva questa cosa della musica. Ti do qualcosa tra i denti. Ho tentato di interagire con Luca Ravenna in maniera soft porn. Oddio, si stanno per baciare! Gli ha messo la lingua in bocca! Ma che cazzo sta facendo? Non ha né riso e sinceramente non credo che si sia neanche così tanto aizzato. Io chi faccio? Tu fai Sally. Ma siamo al tavolo? Cioè, ma come ti comporti con queste donne? Ti alzi dal letto e te ne vai? Beh, certo! Ma spiegami come fai, che racconti? Che ho una riunione presto, il barbiere e una partita di squash. Tu non giochi a squash. E che ne sanno, è la prima sera. Tu sei un affronto per il genere femminile a cui appartengo. Ehi, virgola, che da bungi si veda, non per vandarmi, ma nessuno si è mai lamentato, ca. Ti credo, scappi come una lepre. Che fingono l'orgasmo quando fanno... È possibile, sì. Sì, adios. Perché a tutte le donne è capitato di fingere? E secondo te io non so riconoscere la differenza? No. Allora metti un po' nel ghiaccio, lo fai un po' che si raffredda e prende colore, eh? Io ti dico che sei ridicola. Molto sexy. Facciamo musical? Sì. Vai. Allora, facciamo... Ma se noi eravamo tutti qui, chi può essere stato ad uccidere la comicità? È una bella domanda, Katia. È una bella domanda. Sì che lo è. Non lo sapremo noi mai. Aia. I was afraid. I was petrified. And taken like another leap without you by my side. Già messa. Volevo fare già la donna invisibile. Sono Posamen. Mamma mia! Oh! Questa è la risata dentro. Katia è andata a prendere qualcosa. Chi è? Uno sparapalle. No, ma non le spara, è finto. Questo qua non fa, non è. Allora si lancia direttamente. Però l'ho portato io il gioco! Sì. Mi sono perso. Telefona. Cazzo, sai scrivere? Vai a casa, no? Ti tiro un calcio adesso nei coglioni. Io scusa. Katia, sei ufficialmente ammonita. Grazie, Fede. Katia Follese, questo qua vuol dire che voi andate in coppa Vesuvio e piate fuoco. Ma come? Lillo, quando non vuole ridere, fa così. E quindi cosa succede? Che ti scatena la risata. Cioè, quanto ne devi inalare per parlare così? Peccato, questo è un dispiacere, Lillo. Cioè, di Pintus non tanto, però Lillo sì. Elio, dimmi. Posso dire che sei un bel sessantenne? Vero. Comunque... Ma non ho ancora 60 anni. Comunque. Beh, quasi.
Anche te, scusa, che cazzo vuoi? Siete tutti obbligati ad ascoltare chi è sul palco. Katia sul palco. Tiro, vieni a prendermi. Come ti prendo? Io sono una Barbie, non posso camminare. C'è una Barbie. Oh, che è successo? Ti ha fatto male? Tirandomi su Ciro, perché ho avuto bisogno dell'aiuto di Ciro che mi trasportasse, perché la Barbie non cammina da sola, mi ha rotto una costola. Dio mio! Comunque, è rigida? Sono una Barbie, no? Innanzitutto, chi è lei? Il nome? Io sono Barbie Tris di Primi. Barbie Tris di Primi. Quanti anni ha? 82 quest'anno. Le dico solo per chiudermi le gambe, perché così sono un po' scomoda. Chiuderle? Cioè, piegarle. A piegarle. Così? Ci parli della curiosa origine di questo nome. Perché Tris di Primi? Perché dopo che erano stati tutti scelti i nomi per le altre Barbie, Barbie capelli di legno, Barbie culo d'acciaio, eccetera, ho pensato che forse Tris di Primi era il nome che mi si addice. Il concetto di Barbie Tris di Primi è che la Barbie sia abbastanza rotonda e formosa. Essendo io diventata figa da qualche mese a questa parte perché sono dimagrita, quella roba lì mi va a morire, capito? Alzarla in piedi. Ok. Probabilmente potete anche farle prendere delle pieghe innaturali, cosa che si può fare solo con la Barbie. E poi, finito questo, io la porterei io anche fuori. Io perché... la lascerei così, in posizione defecatio acuta. Allora un applauso finale per salutare la nostra Barbie Tris di Primi. Ok, ciao Barbie. Secondo me questo ha messo veramente la ciliegina sulla torta del mio percorso qui all'interno. Io l'ho messa prima con la Barbie. Tu io l'hai proprio... messa con la Barbie. Katia, Ciro, posizionatevi immediatamente uno di fronte all'altro e do ufficialmente il via al duello finale. Godetevi un fantastico lento. Didn't realize that my life would change. Saw you standing there. I didn't know anything special in the air. The only kind of reason. It seems as if it's meant to be my reality. Piccolo, piccolo, ma c'è. Papà! Abbracciami! C'è la zeppola. Ah, c'è la zeppola. Sì, sì. Parlando dei bambini, anche tu ti intenerisci un pochino e quindi accenni una piccola risatina, capito? Di gioia. E lì sono stata fottuta.